Ciao tutti ragazzi, la vostra Corra e bentornati a una nuova parte di Inazuma Eleven Go Galaxy in italiano. Eravamo rimasti qui, dovevamo andare a seguire Pixie e andare all'interno della cascata per vedere cosa ci aspetta. Mi raccomando, siete curiosi? Anch'io. Mi piace, supportate la serie, iscrivetevi con la campanella, condividete con un altro fan di Inazuma e iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram Conrad_TW. Vi aspetto anche là. Questo posto è identico a quello del sogno. Wow. La pietra? Ah sì. Quella pietra, la pietra del sogno, ragazzi. Wow. A quanto pare Arion aveva ragione. Ho tutta una trappola. Potrebbe essere una trappola. È proprio lei. La famosa ragazza del... Ma tu chi sei? Questa è la stessa pietra che quella ragazza teneva in mano. Hai ragione, Pixie. Ma vabbè, dovremmo farla vedere anche gli altri. Gemma del sole. Ok, ci piace il nome. Riesco a credere che il capitano abbia fatto un sogno identico a ciò che abbiamo appena vissuto. A quanto parla sognate per davvero, eh? Beh, scoprire il significato di quella pietra sarebbe molto interessante. Già, sarebbe molto interessante. Lo scopriremo presto? Secondo me lo scopriremo durante la partita. Nel frattempo, vediamo che si dice a Silica. Eccomi ragazzi, sono tornato. Ehi, tutto bene? Ben arrivato, capitano di Silica. Ma... E questo chi è? Ma tu chi sei? E tu chi saresti? Ehi, amico, abbassa i toni, chiaro? Sono Ogre Sitches. E appartengo ai guardiani celesti di Falla Morbius. Wow, Falla Morbius? Esatto, non trovi anche tu che sia fantastico che la regione di Falla ci abbia invitato in un rinforzo, caro? Sapi che è davvero molto forte, il suo aiuto ci si rivelerebbe parecchio utile per noi. Il mio unico obiettivo è la vittoria, distruggerò ogni singolo ostacolo che mi si presenterà davanti. Mi ricordo un personaggio di Dragon Ball, ma non mi so dire chi. Ti ringrazio per l'offerta, ma mi vedo costretto a rifiutare. Che cosa? Hai capito bene, la partita contro la F11 sarà disputata solo dai membri della squadra di Silica. Beh, ecco il celebre orgoglio dei silicani che viene a galla, mi fai davvero pena. Ti prego di andartene. Ma, ciala! Forza ragazzi! Cominciamo con l'allenamento di oggi. Aia, dobbiamo accettare l'aiuto di Hogarth, Chala. Che cosa? No, vorrei scordarvelo, non accetterò alcun aiuto esterno. Dobbiamo proteggere Silica e a tutti i costi. Non sarebbe meglio mettere da parte le regole per una volta? Amici, Cialda Croccante, chi aveva ragione? Molto losco quel figuro. Intanto siamo tornati, la cascata non si è chiusa. Chi è? È Glacia? Che dice Glacia? Ah, che ore sono? Dobbiamo andare. Non c'è tempo da perdere, forza. Off camera comunque ho parlato con tutti gli NPC di quella zona che adesso vedremo, quella dove si fa con l'overboard. Ho sbloccato un altro paio di temi e mi sono divertito a fare il salto del questo qua che adesso vi mostro. Faccio vedere un esempio di salto che facevo. Allora, questi buchi, se vado dentro con un buco del genere, che succede? Ecco, un salto tipo questo, vedete che vado sopra le rocce, sta molto figo. Anche prendo la rincorsa tipo in questi posti qua, così. Vuole. Ecco, adesso ho fatto un fail pazzesco, ma va bene così. Si può fare tipo dei salti incredibili. Molto carino. L'overboard è un'altra implementazione molto carina. Ora dobbiamo tornare all'Orion Express, quindi proprio bisogna fare dietro front. Un ottimo momento per voi di mettere like, ma soprattutto di magari mettere in pausa il video e lasciami un commento. Cosa vi sta piacendo di questa serie? Vorreste vedere qualcosa in particolare? Avete un personaggio che vi sta piacendo particolarmente? Una richiesta per il futuro? Oppure un commento su di me? Fatemelo sapere che sono un sacco curioso. Ma ora eccoci qua. Siamo tornati un po' alla parte superiore con questo ascensore bellissimo. Purtroppo sto registrando di seguito, come vedete dalla maglietta, rispetto allo scorso episodio. Non ho visto i vostri commenti sull'equipaggiamento. Che caso lo farò per la prossima partita. Questo intanto continua a correre. Questo è un tesoro che, se non sbaglio, non posso, esatto, questi qua non posso accedere. E mi ha detto Emma che appunto il dialogo in inglese è perché non ho scaricato magari l'ultimo aggiornamento della patch 1.4, però non c'è problema, insomma, ecco. E ci siamo. E io sono già carico, esatto, e andiamo allora alla riunione. Passiamo tutte le stanze, ci serve magari ad allenarsi anche nella Dark Room, quello assolutamente. Purtroppo non abbiamo però accesso alle amichevoli, cosa che mi avrebbe fatto un sacco piacere, ma pazienza.
se ci vogliamo allenare, le sfide ci sono. E la Dark Room pure, quindi possiamo fare quello. Dark Room che vedremo proprio in questo momento. No, non ancora, perché ci sono ancora dei dormitori. Questo è un vagone veramente lunghissimo, ce ne sono 4. E ora finalmente vediamo la Dark Room e possiamo parlare con Glacia. Devo ammettere che... non ho capito, ho detto forse un turistico. Eccoci Glacia, scusi per il ritardo. Nessun problema, il natore non è ancora arrivato. Voce un po' strana, Glacia. Oh no, ho realizzato che siamo tutti ricoperti di sabbia. Lol. Ah, hai ragione, Sky. No, i miei capelli sono un disastro. Tutti con la gocciolina, lei col tornado. Non sembra bella che mi faccia tutta una doccia mentre ho il mister. Oh, va bene, grazie allora. Tutta... E chi è che spazza in giro? Perché tutta la sabbia che lascio, vabbè. Ok. JP è troppo protagonista però, tutte le scenette. Caspita, che giornata faticosa. Le gambe a pezzi. Dici davvero? Io mi sono rilassato invece. Ci sono così tante cose da osservare nello spazio. Avevo dubbi che avessi risposto in questo modo. Ma non c'è anche meno gravità, dovrebbe essere un po' più. Ah, quasi dimenticavo. Ho fatto qualche ricerca sulla gemma di pietra. Il suo nome è Gemma del Sole. A quanto ho letto si tratta di una pietra molto rara, reperibile solo su Silica. Chiedo come si apparsi il sole di Arion. Adesso basta parlare del sole di Arion, però. Domani giocheremo la nostra prima partita del torneo. Odrok aveva ragione. Le capacità fisiche dei silicani sono notevoli. Non sarà affatto facile vincere. Non solo, ci guardavano come se fossimo un vero e proprio nemico per loro. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare la promessa che ci ha fatto Chala. Se vero, dopo quelle parole mi sono tranquillizzato. Il calcio è praticato davvero dappertutto, avete visto? LOL. Sempre solito. Sono sicuro che la partita di domani sarà molto combattuta. Cerchiamo di fare la nostra meglio, ragazzi. Dai, ragazzi. Non vedrò di giocare contro questi silicani. Penso che la gravità sia sempre quella un po' pazzarella, quindi con il pallone che vola. Vedremo. Che è quello? Che hai visto, Franco? Ma è proprio GP. Ah, è GP. Musichetta triste. Bisogno di qualcosa, per caso? Vedere la Dark Room? Oh, ciao, Frank. Ecco, ho pensato che mi sarei potuto allenare meglio al suo interno. Invece continuano ad allenarti, eh. Capisco che tu voglia impegnarti, ma cerca di non esagerare. Lo sfondo non è quello corretto, ma non faccio il safe step. Avanti, se hai qualche problema puoi prendere con me. Addirittura, Franco. Oh beh, vedi, io vorrei tanto essere portiere titolare della F11. So che è egoista da parte mia fare questo genere di discorsi dopo che mi avete salutato in squadra, ma il fatto è che io amo il calcio e anche il ruolo di portiere. Ma se tu eri difensore fino a poco fa, sei diventato portiere, però... Tu riparai sempre il mio terzinaccio di fiducia, JP. Anche io voglio proteggere i pari della F11 un giorno, JP. Questa ragione devo allenarmi più di voi. Soprattutto perché non possiedo il potere del totem. Sono perfettamente d'accordo con te, GP. La tua forza di volontà è a dir poco incredibile. Sembra un esempio di impegno. Dici davvero, grazie, Frank. Si stavo leggermente sbadigliando, ragazzi. Sono un po' stanco. Molto. È sera. Come spesso capita che io registri appunto di sera questi episodi. Per questo, ragazzi, mi merito un mi piace. Mi raccomando, ragazzi. Ecco la squadra terrestre. Sono loro i giocatori del pianeta blu. Beh. Quanti personaggi nuovi, ragazzi. Chi è questo giocatore? Il suo nome è Victor Blade ed è la punta di diamante dell'attacco della F11. Ho un favore da chiedervi, Globulus. Ditemi pure. Portatemi questa persona. Che cosa? Ma si tratta di un terrestre. Non mi importa, portatemelo qui. Ma che vuole fare? Va bene, quanti si termina in giro? Glielo porterò prima possibile. Che vuole fare? Sei innamorata? Ma che vuole? Vabbè. Il giorno dell'incontro, raga, ci siamo. Tante faccende aperte in quel di Silica. Finalmente oggi inizieremo il nostro percorso nel Gran Celeste Galaxy. Mi raccomando, ragazzi, dobbiamo disserrare la difesa. Il giocatore di Silica dobbiamo passare. Ehi, Frank, mi pare come fosse tutto capitano, d'accordo? No, ma che hai capito? Devo dire che noi difensori dovremmo impegnarci molto oggi. Tutto qui. Ehi, Terry, ricordi che la gravità qui è diversa da quella terrestre. Fai attenzione a loro tiri. C'è bisogno, sono pronto. Tranquillo Zippy, la mia capacità di osservazione è in costante miglioramento, dovessi saperlo. Io non mi sento proprio mio agio su questo pianeta. Eh? Gli abitanti hanno delle facce così spaventose, ho paura. Beh, non hai tutti i torti. Vabbè, ricordati che gioco il futuro della Terra, Trina. È stato ovviamente del tuo agio, no? Va bene, capitano. Va bene. Ci siamo? Chi è Meteo? No, chi è? Sì. Bene, F11, è ora di andare allo stadio. Siete pronti? Sì. Forse sarebbe meglio lasciare Pixie su Lorenz Prex, sei d'accordo? Si è offeso, no? Che fa?
Peccato proprio che vuole restare per conto suo. Cosa facciamo? Ma portatelo con noi e sarà di qua. Cioè, ti è apparso in sogno per questa cosa, con la pietra, eccetera. Quella pietra. Oh, questa è Ricci, l'ho trovata nel Gran Deserto. Non avrei dovuto prenderla, forse? Non preoccuparti, il luogo dove si gioca la partita è appena oltre la strada rocciosa, non deve essere silica. Bene, io vado avanti, voi seguitemi. Va bene, meteo? Previsione di oggi? No, eh? No? Pronostico? No, vabbè. Ok, andiamo verso lo stadio. Dobbiamo farci una bella strada lunga a piedi. Mi sta piacendo questo gioco? Sì. Però, devo essere sincero, mi sta molto piacendo. Peccato per le scenette delle partite, per l'invincibilità dei giocatori, bla bla. Però detto questo, mi sta molto divertendo. Foto, intanto, fotina. Voglio solo controllare perché, ragazzi, ho sempre paura. Ho ancora i miei amiconi qui, vero? Ma eccoli qua, quanto sono belli. Quanto sono belli. Quanto sono belli, raga. Ah, che bello. Devo anche reclutarli, ce li ho già. Oh, che bello. Ottimo, 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 ottimo. Io sono ancora curioso di sapere chi sia questo. Non vedo l'ora di vedere i vostri commenti. Qua non si può entrare, vero? Questo tizio mi pare un po' da Yokai Watch, tipo da stile grafica. Magari veramente do Yokai Watch, perché io non ci ho mai giocato Yokai Watch. Ma sembra un po' quella grafica lì, quelle poche volte che l'ho visto. Ok, andiamo. Stadio nave stellare. Ok, ancora un po' di una via da percorrere. Ok, vediamo un po'. Non sto facendo le sfide, ho pure di essere sottolivellato. Assolutamente sì. Ma ce la faremo lo stesso. Ci provo. Al massimo torno e faccio le sfide. Magari faccio un salvataggio prima di cominciare. Ok. Che qua c'è la. Un tesoro che non riesco a prendere. Ok. Qui c'è un recluta giocatori. Mi puzza che non riesco a prendere quel tesoro. Io voglio prendere quel tesoro. Ah, forse da là, ok, c'è il ponticello, l'ho visto ora. Benissimo. Ah, raga, sono avaro, avido. Voglio i tesori. Voglio i tesori. E quindi, dov'è? Eccolo qua. Riflettore 3D. Addirittura. Le grandi tecnologie di silica. Benissimo. Cibo preferito. Vedete che parlando con gli NPC si sbloccano i temi. Cosa che ci tornerà utile per i reclutamenti. Cosa? Per platinare il gioco, anche prendere questi bei tesori. E ok, una strada devo dire un po' in bilico. E ok. Ma qua non c'è uno stadio. Tranquilli, ci sarà breve. Eh? Meteo. Ho capito? Però, insomma. Ok, clipettina che dovrò purtroppo, credo, cancellarvi o comunque un po' oscurarvi. Purtroppo mi spiace tanto, anche perché devo editare il video anche per quello e occuparci del tempo, insomma. Però forse no, perché questa non è una clip, quelle animate in stile cartone animato, ma è più in stile gioco, quindi non dovrebbe darmi problemi. È atterrato lo stadio letteralmente. Ok, figo. Piace. Cosa? Benvenuti allo stadio nave stellare Earth 11. Lo stadio st nave stellare. Incredibile. Bene, ora possiamo entrare, prego. Hi. Che vuol dire sì. Bene, ok, io allora faccio il salvataggio tattico, proprio uno dei più tattici salvataggi del mondo, che è questo, perché nel caso ci fosse bisogno di rifare le partite, le sfide, insomma, se fosse troppo livellati posso tornare indietro da qua, ma insomma, comunque penso, spero non ci sarà bisogno, almeno se ci sarà bisogno ricomincerei direttamente nella partita in sé. Questo che mi dice? Per il sacco come cominciare, benissimo. E siamo dentro la struttura, ragazzi. Siamo dentro la struttura, ok, un po' ricorda le solite strutture degli stadi. Parliamo un po' con tutti, come lo faccio con tutti quanti, per sbloccare i temi, perché non vorrei rifare tutti da capo, insomma. Qua si può entrare? Sì? Dove si va qua, ragazzi? Spogliatoi. Niente per niente, missione Golden Sun, quindi ci sarà o una foto o un tesoro, niente. Ma gli insegnamenti di Golden Sun? Vabbè, niente. Allora, niente. Anche qua magari c'è lo spogliatoio.
Almeno qua deve esserci qualcosa. Non può tardirmi in questo modo il mio Golden Sun. No, no, vi prego. Una fottina? No, neanche? No? Così, hanno costruito questa cosa, queste stanze letteralmente per niente. Sono molto deluso, molto deluso. Vabbè. Ovviamente questi ci tirano tutta la iela del caso, perché ovviamente non vogliono il loro pianeta distrutto. Ma noi lotteremo. Stadio, ok, eccoci qua al campo. Meno male, le misure sembrano le stesse, ma la gravità sarà diversa. Ma bellissimo! Ma è bellissimo! Coco. Daxgun Barboil. Ma è fantastico questo commentatore. Zack, oggi partirai dalla panchina. Utilizzo questo tempo per osservare con attenzione i movimenti della squadra, d'accordo? Ah, sapevo che l'avrebbe detto. Terry invece sarà portiere. Spero che tu ti senti pronto per questa sfida. Ah, ovviamente. Ah, fidatevi di me, ragazzi. Sarò un muro insuperabile. JP. Comunque fosse per Dark che sarebbe partito senza portiere di riserva, eh? Una sconfitta nella partita di oggi sancirebbe la fine della Terra. Avete capito cosa intendo, vero? Merito tutto il vostro impegno, non con questa partita non avremo alcun problema. Se abbiamo la partita, la Terra verrà distrutta. Non possiamo permetterci di fare neanche un minimo passo falso. Beh, che poi con questa navicella spaziale che abbiamo possiamo andare in altri pianeti alla velocità più veloce della luce e vivere un altro pianeta. Ma vabbè, non importa. Per i nostri cari sulla Terra, diciamo, dai, va bene. Attenzione. Bene, ci siamo. Oggi la partita di Levi sta per iniziare. Sì. Ma dimenticavo, sembra che la pietra in questa serie sia, quindi sia proprio la gemma nel sole. Sembra che lui sia prescelto, a quanto pare. Molto bene. Per adesso limitiamoci a monitorare la situazione. Il prescelto, ragazzi. Le cose si fanno molto, molto, molto interessanti, eh? Hai capito in Zoom Eleven Go Galaxy quante mini trame ci mette? Nel frattempo ce l'ha fatta andare in squadra, lui. Ciala. Arion, sono qua per pezzi che cercheremo che saprete in modo leale. Lo stile di Silk, ok? Va bene? Ma guardate un po' che bel quadretto, questi tecnini. La partita di oggi sarà fondamentalmente per la sopravvivenza di ambe le squadre, vedo l'attenzione. Ogre, e quello che sarebbe? Ha un aspetto molto diverso da tutti gli altri. Non viene da Silica, vero, signor Garnet? Non c'è nessuna regola che vieti di annoverare i propri giocatori. Ah, anche stranieri. Ovviamente ciò che è possibile, gli abitanti dei pianeti sono coinvolti, sono d'accordo. Che cosa? Quindi è una specie di alleato. Ah, ok. Tanto per essere sicuro, il divieto di invocare gli spiriti guerrieri non fa parte del regolamento, giusto? Esatto. Era qui su Alterra? Ah! Quindi? Si può usare lo spirito guerriero? Incredibile, incredibile. Averlo saputo prima, magari prendevo altri giocatori tra gli 11 con lo spirito guerriero. Va bene così. Ho fatto la scelta di cuore. Ho fatto la scelta di cuore. E mi sto pentendo, diamine, perché non ho messo i giocatori giusti. Ma credo di poterlo ancora fare. Vero? Perfetto, posso ancora farlo. Perché ora basta fare in questo modo. No, basta fare in questo modo. Amici, esatto. E posso cambiare tutti i giocatori del caso. Perfetto. A mano tutti i spiriti guerrieri, quasi, non tutti in realtà. Quasi. No, non proprio tutti, vabbè. Comunque ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto. Vi lascio un po' con la suspense. Mi raccomando, bel mi piace. Iscrivetevi e commentate. Nella prossima parte, la partita contro Silica, ne vedremo delle belle, intanto sistemo un po' lo schema e magari faremo entrare anche qualche giocatore vecchio conoscenza. Sarà molto molto divertente. Grazie mille, supportatevi mi raccomando, e grazie di tutto per il vostro sostegno. Ciao ciao.